Lo Stato dice: guardate, voi avete un sacco di operazioni finanziarie, voi banche, voi professionisti, voi operatori non finanziari, perché col 231 si è entrato in vigore anche per loro per quanto riguarda il casinò, le case da gioco, i monopoli, quindi l'automatica, prima c'erano anche le case d'asta, società di leasing, insomma sono tutti soggetti che hanno a che fare col mondo economico, dice guardate, datemi una mano e segnalatemi se ci sono operazioni che potenzialmente queste operazioni siano di natura, quindi denaro di provenienza criminosa e voglia questi soggetti mettere questo denaro nel mondo legale. Sulla base di questo ovviamente ci sono una serie di adempimenti da effettuare.